me è stata sicuramente una bellissima possibilità, soprattutto in America, perché comunque c'era per la prima volta la considerazione di un personaggio. Ero stato considerato per un pe personaggio diverso da, cioè un cubano, quindi era per me insolito. In più la produzione dei fratelli Scott e più un cast internazionale di un certo tipo, una storia così bella, un personaggio così bello, per me è stata veramente forse tra le cose più interessanti che ho fatto, insomma, in America, ecco. È stato molto bello, è stato entusiasmante, sembrava di stare in un film proprio vero americano, perché comunque c'era uno spiegamento di mezzi, tecnologie, insomma, notevoli, quindi c'era una bella emozione, i posti erano spettacolari e in più sentivo la grande importanza di questo progetto, che per la televisione andava a coprire il mondo intero, cioè nel senso c'era un coinvolgimento totale, sia dal punto di vista dell'America che dell'Europa. Questo grazie, secondo me, al grande lavoro che ha fatto la Tandem, che è una società che fa un po' da ponte, no? Tra l'Italia e l'America, nonostante poi faccia anche dei propri progetti, però riesce veramente a coinvolgere tutto il mondo e a rendere un progetto televisivo veramente mondiale, dove si può veramente prendere un attore per ogni paese e cercare di dare ad ognuno la giusta importanza, il giusto valore. Quindi questo rende sicuramente tutto più bello, più grande, più interculturale, ecco. Quindi questo, diciamo, è stata già una bellissima cosa. In più c'era appunto la presenza di Michael, che devo dire che mi ha aiutato moltissimo, è stato, insomma, un traino notevole. Che altro devo dire? Sono contento di ogni tanto di essere qui e poter parlare anche di progetti internazionali, perché comunque sono, secondo me, molto importanti per noi, visto che comunque in Italia ci sono tanti talenti, sia dal punto di vista registico che, insomma, di attori. Quindi sono contento che ogni tanto, ecco, escano fuori dei progetti dove sono coinvolti anche degli italiani.